Luigi, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Morbi Batuffolo. Ciao amici, che bello che siete qui. Guardate un po'. Il mio maglione multicolore preferito super comodo purtroppo non mi entra più. Me lo aveva regalato il mago. Vorrei chiedergli di farmene un altro, ma ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Vi avverto, dobbiamo impegnarci molto per riuscirci. Questo significa entrare nella nostra bozzona. La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Oh! Ecco! Adesso siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria. Così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima boa potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Oh, oh, oh. Per tutti i bottoni! Quello è il maglione che ti ho fatto io? Sì, credo di essere cresciuta! Così mi stavo chiedendo se per favore, doppio favore, triplo favore, potessi farmene un altro! Mi piacerebbe tanto, Bo! Sì! Sì! Ma non posso! No! Vedi? Quel maglione è stato realizzato con la favolosa lana del Morbi Batuffolo. Il Morbi Batuffolo? Io non ne ho mai sentito parlare. E c'è una ragione. Il Morbi Batuffolo è molto timoroso, si nasconde di continuo e gioca solo al mattino. Che tipetto pauroso! Lana come quella del Morbi Batuffolo non esiste, perciò spero tanto di non vederti triste. C'è soltanto una cosa da fare. Trovare il Morbi Batuffolo e prendere della lana. Per trovare il Morbi Batuffolo dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Il Morbi Batuffolo. Trovate quelle tre porte e troverete il Morbi Batuffolo. Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte.
Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloce oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Un gattino! Pensate che ci siano dei gattini dentro? Io adoro i gattini! Sono morbidi, soffici e fanno le fusa quando li gratto dietro le orecchie! Come i draghi! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un'asta! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del morbido gattino! Andiamo! Vedo molti cuscini strani, ma nessun gattino! Per caso vedete la prossima porta? Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Che soffice! Avete sentito? Sembrano fusa! Daisy, questo non è il momento di fare un sonnellino! Dobbiamo entrare in azione! Quello non è un cuscino! È un gatto! Un gatto davvero enorme! Mi correggo! Sono moltissimi gatti davvero enormi! Wow! Le code di questi gatti ci stanno bloccando la strada! Benvenuti nel vicolo dei gatti! Le code dei gatti la strada non fanno proseguire! La porta è proprio lì davanti, quindi dovete agire! Per raggiungere la meta e il percorso dovete seguire, ma fate attenzione! Dei gatti le code non dovete colpire! Caspiterina, ci sono un sacco di code! Come faremo a superarle tutte? Per attraversare il vicolo dei gatti dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per non pestare le code dei gatti? Un piccolo insetto che cammina? Un canguro che salta? O un pesce che nuota?
un canguro che salta? Ottima scelta! Per non pestare le code dei gatti dobbiamo saltare, saltare, saltare come un canguro! Guardate me! Sembri proprio un canguro, Daisy! Diventiamo tutti dei canguri! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre... Via! Saltate, saltate, saltate! E i vostri piedini alzate, alzate, alzate! Oltre le code saltiamo! E fino al morbi batuffolino arriviamo! Attento, Daisy! Coraggio, cangurini! Continuate a saltare! Oh, mi serve altra energia! Saltate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo! E noi siamo esattamente nel circo! Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! Il
scalare la piramide di soffici barboncini, dobbiamo arrampicarci come scimmiette. Daisy si comporta già come una scimmia. Facciamo le scimmiette anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi arrampicatevi con me. Uno, due, tre, via! Usare le mani dovete se salire volete. Salite sempre più in alto come fanno le scimmie. Oh, attento alla coda, Daisy! Scusa. Continuate ad arrampicarvi, amici. Oh, oh, ho poca energia. Arrampicatevi con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Su, 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 non vi fermate. Ancora pochi passi che sulla cima arrivate. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima bo potenza! Continuate a salire. Abbiamo raggiunto la cima! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la piramide di soffici barboncini! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Scatenatevi, amici! Che ballo sfrenato, amici miei! Soffice barboncino si è affezionato a te. Sarà meglio portarlo con noi. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? Già. La terza porta. Il morbi batuffolo. Oh, non è chiusa. Coraggio, amici. Andiamo a prendere la lana del morbi batuffolo. Oh, già mi sento addosso il mio nuovo maglione. Wow! Guardate quanta morbida lana! È così soffice e setosa! La lana è ancora attaccata al morbi batuffolo. Per Dindi Rindina, è davvero molto timido. E quando si nasconde, tutta la sua lana scompare. Come facciamo a farlo uscire? Draghetto Daisy, non è ora di giocare con il barboncino. Aspetta un momento! Il barboncino! Che idea brillante, Daisy! Mi scusi, signor Morbi Batuffolo. Sappiamo che è molto timido, ma vorremmo presentarla a un nostro amico. È carino e sa fare molte cose. Lo piaccia avere un amico. La lana! La splendida lana del morbi batuffolo! Grazie, signor morbi batuffolo!
molto gentile il Morbi Batuffolo a lasciarci prendere la sua lana. Il mago mi ha fatto un maglione nuovo e uno anche per Daisy. Sì, sei molto bello, draghetto. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo portato un amico al Morbi Batuffolo e abbiamo raccolto la lana per questi maglioni super extra morbidi. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! La minestra puzzolente. Ciao, amici! Che bello che siete qui! Nel mio castello c'è proprio un cattivo odore oggi. Cattivo odore! Vai via! Dobbiamo assolutamente scoprire la causa di questo cattivo odore. C'è soltanto una persona che potrebbe saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, dobbiamo impegnarci molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozona! La bozona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Siamo quasi pronti? Ecco! Adesso siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozona! Puntate il dito in aria, così! Ora ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Per mille puzzole! C'è qualcosa che sa di pesce marcio! Dobbiamo scoprire subito da dove proviene questo cattivo odore ed eliminarlo! Vai via, cattivo odore! Cosa potrebbe essere? Fatemi vedere! Lo temevo! È lo snork! Lo snork? Che cos'è uno snork? Lo snork è una creatura maleodorante che una volta l'anno fa una minestra puzzolente a base di cibo! Davvero ripugnante! Non sapete cosa mette nel recipiente! È la sua minestra puzzolente che sta appestando il castello! C'è soltanto una cosa da fare! Bisogna trovare lo snork e riuscire ad eliminare questo terribile odore prima che impuzzolentisca tutto il mondo! Per trovare il puzzolente snork, dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Lo snork! Presto, chiudi la porta! Trovate quelle tre porte e troverete lo snork! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi
bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene. Allora conto fino a tre. Poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bo-potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Un bel fiore! Pensate che ci siano dei fiori dentro? Sarà piacevole sentire il loro profumo dopo lo sgradevole odore dello snork! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un albero! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del fiore! Oh! Coraggio, amici miei! Wow, che splendido giardino di fiori! Vedete la nostra prossima porta? Guarda, eccola lì! Proprio in fondo al giardino di fiori! Credo che sarà super facile! Accipicchia, questi fiori sono davvero gentili! Molto affettuosi! Scusate, fiori! Potete lasciarci passare? Ehi! Lasciateci andare! Troppo gentili, troppo affettuosi! Come facciamo a raggiungere la nostra porta? Questi fiori sciocchini non smettono di abbracciarci! Benvenuti nel giardino dei fiori affettuosi! Questi fiori sono gentili! A loro piace abbracciare! Li diletta così tanto che è la cosa che preferiscono fare! Ma come faremo adesso a liberarci dall'abbraccio dei fiori? Per liberarvi dai fiori, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per liberarci dall'abbraccio dei fiori? Una medusa che si dimena? Un cavallo che galoppa? O una scimmia che si arrampica? Una medusa che si deodora. Voglio dire che si dimena. Ottima scelta! Per liberarci dall'abbraccio dei fiori, dobbiamo dimenarci come delle meduse! Guardate come fa Daisy! Diventiamo delle meduse anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre, via!
Dimenatevi in su, dimenatevi in giù, dimenatevi come vi piace di più. Lasciami andare. Coraggio, amici medusine, dimeniamoci. Dimenatevi, dimenatevi, dimenatevi più che potete. Dimenatevi e questi fiori ci lasceranno andare, vedrete. Continuate a dimenarvi, medusine. Oh oh, mi serve altra energia. Dimenatevi con me, amici miei. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima bo-potenza! Dimenatevi, medusine, forza! Siamo quasi arrivati alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il giardino dei fiori affettuosi! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! È stato davvero un bel ballo! La seconda porta! Un pomodoro! Spero che non ci siano delle piante di pomodoro affettuose lì dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super favoloso! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Sì. Oltrepassiamo la porta del pomodoro! Ma questa è una pizzeria! Che profumino delizioso! Una pizza enorme! Una pizza davvero enorme! Per caso vedete l'ultima porta? Ehi! Eccola lì! Forza, amici miei! Bisogna entrare in azione! Ehi! Mi scusi, signor cuoco, ma questa enorme tinozza ci blocca il passaggio! Coraggio, Daisy! Bisogna spostare questa cosa! È troppo pesante! Vediamo cosa c'è lì dentro! Pomodori! Tonnellate e tonnellate di pomodori! Mi chiedo come faremo a spostare questa tinozza piena di pomodori! Benvenuti in pizzeria! Se da qui volete passare, il capocuoco di questa cucina dovete assecondare! In salsa i pomodori dovrete trasformare per poter continuare! Questo significa che dobbiamo schiacciare tutti quei pomodori! Ma come? Per schiacciare i pomodori dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per schiacciare questi pomodori? Un piccolo insetto che cammina? Un elefante che calpesta? O un uccello che vola? Un elefante che calpesta? Ottima scelta! Oh, no!
Per schiacciare i pomodori e farne una salsa, dobbiamo calpestarli come fossimo degli elefanti. Guardate Daisy come calpesta! Facciamo gli elefanti anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi calpestate con me! Uno, due, tre... Via! Pestate, pestate, pestate come delle macchine attrezzate! Pestate, pestate, pestate! Fatemi sentire il rumore che fate! Pestate con i piedi, pestate forte! Schiacciate bene tutti questi pomodori! Oh oh! Ho poca energia! Pestate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Coraggio, elefanti! Pestate, pestate, pestate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Ancora pochi pomodori, amici miei! Continuate a pestare! L'ultimo pomodoro! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato la pizzeria! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici, ballate! Bel ballo, amici miei! Grazie! Il libro di ricette del cuoco! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Oh oh! Allo snork! Oh oh! Oh. Non è chiusa! Oh. Wow! Che puzza c'è qui dentro! Allora, amici miei, cerchiamo di trattenere il fiato e andiamo a scovare quello snork puzzolente! Tutti i cavoli e le puzzole. Sta cucinando una cosa davvero nauseante. Magari se usasse un'altra ricetta, la sua minestra avrebbe un odore migliore. Non posso leggere il tuo libro di ricette, Daisy. Sto tentando di pensare a come eliminare questo cattivo odore. Questo è buono, vedi? Un momento! Il libro di ricette del cuoco! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Se diamo allo snork una nuova ricetta da preparare, non cucinerà più cose puzzolenti! Datti da fare! Shh! Amici, state a guardare! Svelto, Daisy! Stiamo a vedere se funziona. Funziona! Sta aggiungendo ingredienti profumati. Ah,
l'odore è proprio migliorato. Direi che abbiamo risolto il problema, amici. Non so cosa stia cucinando lo snork adesso, ma di sicuro ha un buon profumo. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo scovato lo snork e eliminato il cattivo odore dal castello. Sì! Finalmente lo snork mangia cibo sano, grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Una stanchezza contagiosa! Amici miei, che bello vedervi di nuovo! Guardate un po'! Daisy si sente troppo stanco per muoversi. Tanto sonno! E anche l'uccellino azzurro! Non hanno voglia di entrare in azione! Se volete saperlo, anch'io comincio a sentirmi un po' stanca. C'è soltanto una persona che può sapere perché siamo tutti così stanchi. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Coraggio, Daisy, aiutami anche tu! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per far apparire il mago. Forza, entriamo nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzona. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate. Il mago sta per arrivare. Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Non ditemelo, non ditemelo! Nessuno vuole entrare in azione! Come fai a saperlo, mago? Il mago sa tutto! Adesso vediamo che cos'è che vi rende così tanto pigri oggi! Ah! È il Vespo Pigro! Il Vespo Pigro? Punge! No! In realtà non fa proprio niente! E nemmeno tutti gli altri quando lui è nei paraggi! Vedete? Quando lenti come un sonnambulo vi muovete, nei pressi del Vespo Pigro siete! Quando passa lui si diventa tutti poltroni, dalla punta dei capelli alla punta dei piedoni! Amici miei, con quel Vespo Pigro in giro, presto nessuno al mondo avrà più voglia di fare qualcosa! Niente più giochi, niente più sport! Né gite con lo scooter! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare quel Vespo Pigro e convincerlo ad entrare in azione! Per trovare il Vespo Pigro dovete entrare nella Camera delle Porte! La Camera delle Porte!
Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Il Vespo Pigro. Trovate quelle 3 porte e troverete il Vespo Pigro. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3. Poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico braccialetto della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima boa potenza! Forza, amici miei! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda! Che cos'è? Sembra un divano, ma è fatto di un materiale strano. Chissà cosa c'è dentro. È chiusa. Occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un albero. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo. Chiave presa. Ottimo lavoro, amici miei. Oltrepassiamo la porta del divano. Nessun divano. Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Coraggio! Diamoci da fare! Divani? Stanno crescendo! Comodo! È vero! Sembrano proprio molto comodi! Magari ci sediamo soltanto un attimo! Benvenuti nel campo delle patate divano! Queste patate sono molto comode, ma attenzione! Se queste patate divano toccherete, lentamente camminerete! Quindi, se vi accomoderete, più in azione non entrerete! Daisy, hai sentito? Non possiamo toccare le patate divano! Come faremo a passare tra le patate senza toccarle? Per attraversare il campo di patate senza toccarle dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per superare le file di patate divano senza toccarle? Un canguro che salta? Un elefante che calpesta? Un verme che striscia?
canguro che salta? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per attraversare il campo di patate dobbiamo saltare, saltare, saltare come dei canguri. Oh, guardate me! Sei molto bravo, Daisy! Diventiamo tutti dei canguri. Siete nella vostra bozzana? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre, via! Piegate le ginocchia e poi andate in alto. Superate le patate con un bel salto. Continuate! Mi serve altra energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Bow Potenza! Ancora qualche salto! Bravi, saltate! Siamo quasi arrivati, forza! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo attraversato il campo delle patate di Vano! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Che animale è quello? Sembra un bradipo. È un animale svogliato a cui non piace molto muoversi. Ora che ci penso ho un po' di sonno. Daisy, non dormire! Dobbiamo trovare al più presto il Vespo Pigro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del bradipo svogliato! Coraggio! Siamo in una giungla! Vedete l'ultima porta? Eccola lì! Proprio oltre quell'albero! Andiamo! Bradipi! Centinaia di bradipi svogliati! Non riesco a passare in questo modo! Allora passiamoci sotto! Credo proprio che sia un bel problema! Come faremo a raggiungere la nostra porta? Amici miei! Sembra che il Vespo Pigro abbia fatto addormentare addirittura il mago! 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 Svegliati! Devo essermi appisolato! Dove siamo? Ma certo! Benvenuti all'albero dei bradipi svogliati! I bradipi dormono tutti in fila, vedete? Per poter proseguire, svegliarli dovete! Per svegliare un bradipo c'è un modo solamente! È scuotere l'albero, un compito divertente! Ma come facciamo a scuotere questo albero enorme? Per scuotere l'albero e svegliare i bradipi svogliati, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per scuotere l'albero dei bradipi svogliati? Una marmotta che scava? Un serpente che striscia?
o una medusa che si dimena. Una medusa che si dimena? Ottima scelta! Per svegliare i brati più svogliati dobbiamo scuotere, scuotere, scuotere il loro albero come una medusa. È ora della sveglia, bradipi dormiglioni. Bravo, draghetto Daisy. Dimeniamoci come meduse anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene, ora conto fino a tre. Poi dimenatevi con me. Uno, due, tre, via! Abbracciate un albero e scuotetelo molto. Dimenatevi con tutto il corpo. Svegliate ogni svogliato bradipo dinanzi a voi. Date la sveglia a tutti quanti, poi! Non smettete di scuotere, amici medusine! Oh oh! Ho poca energia! Dimenatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Su, 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 non vi fermate! A dimenarvi continuate e tutti gli assonnati bradi vi svegliate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima boh potenza! Scuotete ancora un po', amici miei! Fate come le meduse, coraggio! Abbiamo quasi finito! Fanta, amici! Abbiamo oltrepassato l'albero dei bradipi svogliati! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici miei, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici! Le scarpe sempre in moto! Non si fermano praticamente mai! Sono scarpe davvero molto peperine! Ottima presa, Daisy! Sarà meglio tenerle da parte, non si sa mai! Potrebbero tornarci utili più tardi, sai? La terza porta! Il Vespo Pigro! Non è chiusa! Forse dovremmo andare a casa a riposarci un po'. Andiamo! Il Vespo Pigro! Scommetto che passa tutto il giorno sdraiato senza fare niente. Non è come noi. Noi siamo sempre in azione, giusto, Daisy? Daisy! Così non va bene. La vicinanza con il Vespo Pigro ci rende molto pigri. Se solo avessimo qualcosa in grado di far muovere il Vespo Pigro. Magari dopo un riposino. Guarda, guarda! Cosa? Daisy, ti prego, sto tentando di dormire. Aspetta un momento. Le scarpe sempre in moto. Bravo, draghetto Daisy, sei un vero genio! Scommetto che se le facciamo indossare al Vespo Pigro, lo faranno entrare in azione! Shh, state a guardare, amici! Sì! Thank you.
stai divertendo, Daisy? Sì. Anch'io. Avere addosso tanta energia è una sensazione stupenda. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo fatto muovere persino il Vespo Pigro. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi. Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Le bibite scomparse. Oh. Amici miei, che bello vedervi di nuovo. Daisy e io abbiamo molta sete. Ma guardate! Qualcuno ha bevuto tutte le nostre bibite. Non c'è niente da bere. Dobbiamo assolutamente scoprire chi le ha bevute. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Forza, dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Noi siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Per mille fiaschi! Qualcuno ha bevuto tutte le vostre bibite! Che mago brillante il nostro! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Ah, lo temevo! È il Flink Bevitore! Chi è il Flink Bevitore? Adora sorseggiare il Flink Bevitore! Beve da bottiglie e bicchieri a tutte le ore! Per un Flink Bevitore un sorso non basta mai! Berrà tutto e non ne resterà assai! No! Né per me, né per te! Ci stai forse dicendo che il Flink Bevitore berrà tutte le bibite presenti nel mondo? Niente più acqua, né succhi! Oh, né frullati! C'è soltanto una cosa da fare. Trovare questo Flink Bevitore e impedirgli di bere tutte le nostre bibite. Per trovare il Flink Bevitore dovete entrare nella Camera delle Porte! La Camera delle Porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! Il Flink Bevitore! E sta bevendo tutte le nostre bibite! Trovate quelle tre porte e troverete il Flink Bevitore! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Oh! Quindi bisogna trovare tre porte.
Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre. Poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima bo-potenza! Forza, amici! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Ah, guarda! Una cannuccia! Pensate che ci sia qualcosa da bere dentro? Beh, io spero proprio di sì! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come una montagna. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della cannuccia! Andiamo! Che strani alberi ci sono! Sono a strisce, come... i bastoncini di zucchero! Sono di plastica! Suona vuoto! Credo di sapere cosa sono! Sono delle cannucce giganti! Vedete la nostra prossima porta? Oh, guarda! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Wow! Questa sì che è una catasta di cannucce super enorme! Come facciamo a raggiungere la nostra porta ora? Benvenuti alla catasta delle cannucce cadute! Queste cannucce sono instabili, cadono ogni volta e la catasta che formano è molto alta! L'unico modo che conosco per poterla superare è salire in alto senza precipitare! Per superare la catasta delle cannucce cadute dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per scalare la catasta di cannucce? Un pesce che nuota? Una scimmia che si arrampica? O una marmotta che scava? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! D'accordo, amici! Per superare la catasta di cannucce e passare dall'altra parte, dobbiamo arrampicarci, arrampicarci, arrampicarci come fanno le scimmiette! Guardate come si arrampica Daisy! Diventiamo tutti delle scimmiette! Siete nella vostra bozzana? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre, via!
Salite, scimmiette, salite con me! Usate mani e piedi, copiatemi! Questa mano, quella mano, una alla volta! Forza, scimmiette! Dobbiamo salire alla svelta! Continuate a salire! Oh oh! Mi serve altra energia! Arrampicatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Forza, amici! Scalate questa catasta! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ancora un piccolo sforzo! Massima boh potenza! Ci siamo quasi! Coraggio, scimmiette! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la catasta di cannucce cadute! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Un ippopotamo! Gli ippopotami adorano bere! Forse troveremo qualcosa da bere anche noi lì dentro? Io ho molta sete! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave! Oh! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una giraffa! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'ippopotamo! Coraggio! Oh. Gli ippopotami si stanno riposando! Dobbiamo fare piano! Non vogliamo svegliarli, no? Voi vedete l'ultima porta? Eccola lì! Forza, amici miei! Bisogna darci da fare! Oh! Eh? Ma cosa vorranno fare? Vogliono ballare la hula! Come raggiungeremo la nostra porta se gli ippopotami ci bloccano la strada? Benvenuti tra gli ippopotami hawaiani! La hula degli ippopotami tutto il giorno dura! Non si fermeranno, mi dispiace dovervelo dire ora! A loro non importa se passerete, ma per farlo contorcervi tra di loro dovrete! Per passare tra gli ippopotami dobbiamo contorcerci! Questo è davvero uno strano modo di entrare in azione! Per oltrepassare gli ippopotami hawaiani dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per contorcerci tra gli ippopotami che ballano? Una giraffa dalle lunghe zampe? Un verme che si attorciglia? O un elefante che calpesta? Un verme che si attorciglia? Ottima scelta! Per oltrepassare gli ippopotami che ballano, dobbiamo attorcigliarci, attorcigliarci, attorcigliarci come fanno i vermetti. Oh, 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 oh.
è bravissimo a contorcersi. Forza, facciamo i vermetti anche noi. Siete nella vostra bozzana? Bene! Ora conto fino a tre. Poi contorcetevi con me. Uno, due, tre, via! Muovete quelle anche. Datevi da fare. È come ballare. Contorcetevi fino a poter passare. Contorcetevi e ridete. Oh oh, ho poca energia. Contorcetevi con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Su, 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 piccoli vermetti. Contorciamoci di più. Contorciamoci tra gli ippopotami per arrivare alla porta laggiù. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima boh potenza! Manca davvero poco, vermetti. Siamo quasi arrivati. Wow, 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 wow! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato gli ippopotami hawaiani. Sì! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Sembra che questo ippopotamo sappia che hai sete, Daisy! Grazie! Wow, per tutte le bibite! Caspiterina, ma questa è una bottiglia sempre piena! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! È il Flink bevitore! Coraggio, amici miei! Facciamo in modo che smetta al più presto di bere tutte le bibite del mondo! Non è chiusa! Andiamo! Il Flink bevitore! Sta bevendo tutte le nostre bibite! Se solo avessimo qualcosa che il Flink bevitore potesse bere per sempre, in modo da non avere bisogno di prendere le bibite degli altri. Non ho sete ora, Daisy. Sto tentando di pensare a qualcosa che il Flink possa bere e bere e bere. Aspetta un momento. Abbiamo la bottiglia sempre piena! Il Flink potrebbe bere per sempre! Bravo, draghetto Daisy, sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici! Grazie, Daisy! Avrà più bisogno di altre bibite. E nemmeno noi. Oh oh, credo di aver appena trovato un nuovo Flink bevitore.
Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo trovato il Flink Bevitore e abbiamo salvato le bibite di tutto il mondo. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!